Iride Carmignani, buongiorno. Buongiorno a lei, E buongiorno a benvenuta, voi. anzi, Grazie. bentornata, bentornata davvero qui nel nostro piccolo posto delle parole per raccontare di qualche cosa che avverrà prossimamente, niente meno, avverrà il giorno di San Martino del mese di novembre, venerdì 11 novembre, e qualcuno si chiederà: ma perché ne parlate così presto? La ragione c'è, e la diremo ovviamente fra poco. Il Salone Internazionale del Libro, che si tiene ogni anno a Torino per l'appunto nel mese di maggio, non è solamente presente nel mese di maggio, ma ha delle puntate, degli appuntamenti nel corso dell'anno, in modo che l'attività continui sempre sotto questa sigla, ma non è semplicemente un fatto di porre avanti un marchio, un'identità come quella già importante del Salone Internazionale del Libro. Ma all'interno del Salone del Libro c'è una pagina molto importante tra le tante. C'è la pagina di Adotta uno scrittore, una pagina quella dedicata, stavo sbagliando, vedi, ed è Iride Carmignani tra le tantissime pagine, quella invece dedicata ai traduttori. E Iride Carmignani ne è responsabile di questa pagina importante. Al momento mi sfugge il nome di questo L'autore progetto. invisibile, L'autore l'autore invisibile, ecco, invisibile. eccolo qua, l'autore invisibile, grazie ai traduttori, diventa visibile. Iride Carmignani, nota traduttrice, pone l'idea di questo convegno dedicato alla traduzione, ma è un convegno che non è semplicemente dedicato a chi della traduzione vuole fare una professione, ma è dedicato anche a chi ha la curiosità, l'interesse per capire come da una lingua si passa all'altra, perché non è così automatico. Ecco, da cosa nasce, Iride Carmignani, questo convegno organizzato dal Salone Internazionale del Libro? Allora, dunque, nasce dal fatto che in realtà da circa 22 anni il Salone Internazionale del Libro dedica uno spazio ai traduttori letterari. Come diceva giustamente lei, è riservato ai traduttori che hanno fatto di questa attività il loro mestiere, ma anche a tutti quelli che hanno a cuore la letteratura e anche a cuore la nostra lingua, perché la traduzione tocca intimamente la letteratura. Anzi, Borges diceva che il mistero della letteratura è in realtà il mistero della traduzione. E l'italiano, no? E, diciamo, a Torino ogni anno a maggio abbiamo questo spazio, sono circa 25 eventi per edizione, l'autore invisibile, che si chiama autore invisibile perché i traduttori letterari o editoriali, a differenza dei traduttori che si occupano di testi tecnici, sono autori a tutti gli effetti e lavorano con la legge del diritto d'autore, ma sono invisibili perché vogliono essere fedeli, per usare una vecchia categoria, un vecchio aggettivo, e quindi cercano nel testo di non aggiungere nulla e di non perdere nulla, quindi di risultare assolutamente invisibili. A volte questa invisibilità trabocca fuori e, come dire, mette in ombra un mestiere che invece è importante, perché, per dirla con Susan Sontag, la traduzione è il sistema circolatorio delle letterature del mondo. Cioè, se noi vogliamo leggere tutte quelle letterature, tutti i libri, semplicemente usiamo la parola libri, che arrivano dal mondo, abbiamo bisogno di un traduttore, perché se lei ci riflette bene, la letteratura non è un'arte universale come la pittura, no? È più come la musica, cioè se uno si mette davanti a un quadro ne fruisce direttamente, mentre la musica, per raggiungere i suoi fruitori, ha bisogno di un interprete, altrimenti le sue note restano mute. Così solo i traduttori possono liberare, diciamo, la bellezza chiusa in un testo letterario straniero. E una buona traduzione fa dialogare le letterature. Potremmo dire, con una poesia, mi piace citare un poeta spagnolo che si chiama Juan Vicente Piqueras, che dice che la traduzione fa sì che Don Chisciotte cavalchi su Ronzinante dalla Mancia in Manciuria. Cioè, se Don Chisciotte arriva in Manciuria è grazie alla traduzione, mentre una cattiva traduzione impoverisce lo scambio culturale, umilia l'opera e danneggia coi suoi calchi la nostra bella lingua, l'italiano. Vediamo quanti brutti calchi ci arrivano dall'inglese. Ecco, in Italia la traduzione tocca circa un libro su cinque ed è una percentuale che cresce in modo molto significativo nel settore della fiction, romanzi,
e testi affini, e che arriva al 60% nell'ambito dei libri per ragazzi. Quindi la traduzione è molto importante non solo culturalmente, ma anche, diciamo, economicamente. E in questi 22 anni noi all'Autore Invisibile abbiamo, a maggio parliamo di tantissime cose legate a questo mestiere, abbiamo grandi studiosi, grandi traduttori, grandi scrittori, abbiamo avuto Magris, Sanguinetti, Tullio De Mauro, Magrelli, Segrianni, Hofstadter. Parliamo anche di delle ritraduzioni, parliamo della traduzione come forma di accoglienza, perché in tempi di migrazioni come le nostre la traduzione consente a una cultura di aprirsi a un'altra senza perdere se stessa. E poi abbiamo naturalmente una sezione tecnica, i ferri del mestiere, abbiamo gli incontri forse più belli, se posso dirlo, quelli dello scrittore e il suo doppio, che vedono per esempio Pennac con la sua traduttrice italiana o Annie Ernaux con Lorenzo Flabbi. Abbiamo insomma un programma molto vasto, ma in realtà l'11 novembre succede per la seconda volta una cosa un po' diversa, cioè dopo per più di due decenni il Salone, dopo aver sostenuto chi consente ai lettori italiani di leggere le letterature nel mondo, ha varato una nuova iniziativa per sostenere i traduttori stranieri che danno voce alla nostra letteratura all'estero. Questo anche in vista del ruolo di Italia paese ospite alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024. Questo convegno giunge l'11 novembre alla sua seconda edizione, si chiama Dall'italiano al mondo, perché dalle pagine degli scrittori italiani ci proiettiamo nel mondo. Vuole diventare l'appuntamento annuale di tutti i traduttori editoriali dall'italiano, in modo da diffondere con più forza la cultura italiana a livello internazionale e a creare una rete di sostegno a quello che è l'export della nostra editoria. Lo scorso anno abbiamo avuto quasi 250 partecipanti da tutto il mondo, e quindi traduttori che prendono queste pagine italiane, questi libri italiani, e li portano in tutte le lingue del mondo: inglese, spagnolo, giapponese, turco, russo, georgiano, giapponese, cinese. E quest'anno stiamo preparando la seconda edizione, perché ci siamo rivolti ai traduttori, cioè ci sono già molte forme di sostegno, varie forme di sostegno per gli editori, che sono coloro che scelgono gli editori stranieri, che scelgono i libri italiani e li pubblicano, li fanno tradurre e li pubblicano, ma la nostra lingua non sempre è letta facilmente all'estero. Ormai nelle redazioni non molti conoscono l'italiano e quindi davanti a un libro italiano c'è questo ostacolo, che è proprio la lettura, la semplice lettura. Allora, i traduttori sono una specie di scout, diventano una specie di testa di ponte dei libri italiani fuori dai nostri confini, soprattutto all'interno delle case editrici più piccole, perché naturalmente le case editrici straniere più piccole non sempre hanno le risorse per avere dei collaboratori che conoscono. Il traduttore straniero traduce le prime pagine del libro, scrive una scheda di lettura, quindi racconta che cosa è quel libro, lo presenta agli editori del suo paese, e questo aiuta, diciamo, la circolazione della letteratura italiana all'estero. Il programma è un programma, credo, molto ricco, quest'anno ancora più ricco dello scorso anno. Abbiamo nell'apertura i saluti della Federazione Internazionale Traduttori FITLIT, abbiamo il SEATEL, la Confederazione Europea Associazione Traduttori Letterari, abbiamo naturalmente il nostro direttore Nicola La Gioia, che apre il convegno, direttore del Salone del Libro di Torino, e poi abbiamo anche il direttore della Fiera del Libro di Francoforte, Jürgen Boss. Poi offriamo una panoramica delle ultime tendenze della letteratura italiana con la presentazione di una selezione di titoli non tradotti, e con questo abbiamo per esempio la classifica dell'Indiscreto con Rialti e Santoni, abbiamo Pordenone Legge con Gianmario Villalta, che ci presenta le ultime tendenze della poesia italiana, abbiamo Stefano Petrocchi del Premio Strega,
Abbiamo Barbara Schiaffino per quanto riguarda le ultime tendenze della letteratura per ragazzi, questo quindi a cura della rivista Andersen. E poi abbiamo una serie di incontri tecnici, il traduttore scout nella filiera del libro con la Cristina Foschini addetta ai titoli stranieri all'ufficio diritti di James, un traduttore molto attivo dall'inglese Brian Robert Moore. Abbiamo Laura Pugno del Maesci, Marco Vigevani della più grossa agenzia letteraria italiana. Poi abbiamo Rosaria Carpinelli che ci racconta come si può scrivere una scheda di lettura per un editore. E infine chiudiamo il convegno con una panoramica, ecco, di quelle che sono le risorse presenti in Italia per chi vuol diffondere la letteratura italiana nel mondo. Ho cercato di condensare perché 22 anni di lavoro e due convegni avevo veramente tante cose da dire, ma spero di aver dato un panorama sufficiente. Questo dà veramente il polso di come l'attività, di come la coniugazione del verbo tradurre sia una coniugazione complessa, che non è semplicemente mettersi di fronte a un testo e riportarlo a un'altra lingua. È molto interessante quando ieri De Carmignani parlava anche di fatto economico, di export, perché anche questo, quando lei diceva che, citando Sontag, la traduzione è il sistema circolatorio della letteratura del mondo. Ed essendo un sistema circolatorio, circola sì la cultura, ma fa circolare anche l'economia, e questo è anche un aspetto importante di De Carmignani. Certo, l'editoria è, io credo statisticamente, come numeri, diciamo, il primo comparto delle industrie culturali italiane, ben sopra il cinema. Stiamo parlando di un comparto che dà lavoro a tantissime persone, ma direi anche un comparto particolare, no? Perché bene o male la cultura è ciò che dà l'immagine di un paese, quindi, come dire, porta anche a quello che, al di là dell'economia, oggi viene definito con un'espressione inglese, forse che non tutti gradiranno, soft power, cioè la nostra letteratura, la nostra cultura diventa il nostro biglietto da visita nel mondo, è un biglietto da visita autorevole e prestigioso, ci dà anche un soft power che va al di là di quello che è il potere economico, diciamo, no? Anche se poi si riverbera sull'aspetto economico. Pensate semplicemente al turismo, no? Al di là di quello che è il nostro straordinario patrimonio artistico. Io a volte sono andata a visitare paesi solo per fare un giro delle ambientazioni dei romanzi di questo o quello scrittore. La traduttrice, naturalmente, sono più sollecitata, ma io credo che per esempio la Patagonia, la Terra del Fuoco siano state molto visitate dagli italiani anche grazie al libro di Sepulveda. Uno scrittore come Lee Sepulveda ha cambiato l'immagine di quelle terre, i lettori italiani sono andati a visitarle. Ecco, noi cerchiamo di fare la stessa cosa anche al contrario. Ricordo che Irene Carmignani ha citato Luis Sepulveda, ma dobbiamo citare ad esempio, come esempio forse massimo, Roberto Bolaño, è traduttrice tra gli altri di questi due straordinari scrittori. E su che cosa sta lavorando? Allora, al momento sto lavorando su Borges Professore, si intitola in spagnolo, Borges Professore, è un libro corposo, sono lezioni di letteratura inglese che Jorge Luis Borges ha tenuto all'Università di Buenos Aires. È una scorribanda meravigliosa nella letteratura inglese che sto traducendo per Adelphi, un libro che non credo uscirà agli inizi del prossimo anno. E poi sto licenziando le bozze invece proprio di Luis Sepúlveda, sono state raccolte tutte le sue poesie in un volume molto corposo, dalle poesie giovanili, dalle prime poesie che ha scritto fino all'ultima, poco tempo prima che mancasse, un volume appunto abbastanza consistente, ed è un lavoro che puoi immaginare dopo, è il 27° libro di Luis Sepúlveda che traduco, dopo quanto è successo per colpa del Covid, è un libro che insomma mi sta molto a cuore, un libro molto bello,
Questa è stata, insomma, una gioia poter continuare a dar voce a questo scrittore. Chissà, ride, naturalmente, a leggerlo. Ride Carmignani, chissà se lei ha portato di mano una delle poesie di Luis Sepúlveda da farci ascoltare. Allora, sì, se avete un momento, certo, di pazienza. Allora, dunque... Intanto ricordo ai nostri ascoltatori l'incontro su cui abbiamo conversato fino a poco fa con Iride Carmignani, l'incontro dall'italiano al mondo, l'incontro del venerdì 25 novembre dedicato alla traduzione dall'italiano al mondo. Tutte le informazioni possono essere soddisfatte al link Salone del Libro. Per ovviamente anche la partecipazione, per chi è interessato a questa straordinaria parola detta traduzione. Ha ritrovato la poesia, Ilide? Sì, ho ritrovato la poesia, una poesia che forse qualcuno avrà sentito, perché è la poesia che Lucio ha dedicato, ha scritto per Carmen Yáñez, poeta, sua prima moglie e anche terza moglie, perché sono stati divisi. Ognuno di loro ha conosciuto il carcere, la tortura, e quindi, diciamo, il golpe di Pinochet ha separato le loro vite, poi si sono ritrovati, e quando si sono ritrovati, questa è la poesia che Lucio ha scritto per Carmen. Io la leggo, perdonatemi, come posso. Si intitola La più bella storia d'amore. La más bella historia de amor. Esatto. L'ultima nota del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che arrivavo al necessario tempo di imparare i perché della materia. Così, fra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti. Che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e il sol raddoppiano la fame dell'orecchio, che è la strada e la polvere la ragione dei passi, che la via più breve fra due punti è il giro che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 + 2 può essere un pezzo di Vivaldi, che i geni gentili stanno nelle bottiglie di buon vino. Una volta imparato tutto questo, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto palpitante scrissi la più bella storia d'amore. Ma, come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e aver dubbi. Così, ancora una volta, facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella cadente, seppi che la mia opera più bella era scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi. Questa era la poesia straordinaria di Luis Sepúlveda, dedicata, come diceva Iride Carmignani, alla moglie. Mi ha sempre, tra le molte cose di questa poesia, poi chissà perché, poi si ricordano delle parole a volte meno importanti rispetto ad altri. Mi ha sempre stupito che 2 + 2 può essere un pezzo di Vivaldi. Ecco, questa sì, cosa mi ha stupito, affascinato, e ogni volta che ascolto Iride Carmignani un pezzo di Vivaldi, questi due versi mi risuonano alla mente. È la forza della poesia. È vero, è vero. Prima di salutarci, Iride Carmignani, qual è, lavoro a parte, il libro che le fa compagnia semplicemente per diletto? Allora, c'è un libro che è sul mio comodino da quando ho 16 anni, che so quasi a memoria, ed è Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese. È un libro meraviglioso per come è scritto, l'italiano di Pavese. Lo usavo un tempo, come dire, per accordare l'orecchio, per accordare il mio italiano prima di mettermi a tradurre. È veramente un italiano meraviglioso. E poi dentro c'è il mito e... Cioè, non solo Pavese, non solo questa sua lingua splendida, ma ci sono i miti che sono, insomma, sono tutto, sono la nostra vita, la nostra storia. È un libro che mi ha accompagnato tutta la vita. Però il mito, quando Pavese ha scritto quello straordinario libro Dialoghi con Leucò, Leucò riprende anche il nome di una sua donna bianca, se non ricordo male. Certo, Leucotea, ecco, bianca. Esatto. Sì. E...
La parola mito, quando Pavese scriveva questo libro, non era così affascinante. Io credo che, come dire, ci sono corsi e ricorsi in tutte le cose, compresa nella storia della letteratura, e che i grandi in fondo si occupano delle cose importanti indipendentemente dal modo. Il mito c'è sempre, a volte si dedica più attenzione, a volte meno, ma è come dicevo, insomma, senza, insomma, è banale citare Jung, è banale, potremmo dire, è la nostra storia, è anche è tutto, almeno per me credo che appunto sia una mappa che segna un po' anche dove i segni delle nostre vite, i destini delle nostre vite. Dire mappa cose. Oggi, a proposito di mito, Ida Carmignani, le chiedo ancora qualche istante, dire mappa oggi credo che sia dire qualcosa che ci impegni, perché mai come oggi, forse in questo tempo così confuso, tempo sbadato, tempo di grandi domande, di poche risposte e anche tempo di paura, la parola mappa sia una parola importante, non solamente quella del navigatore, no? La mappa ci porta indietro e ci porta avanti nello stesso momento. Sì, diciamo che io quando penso a mappa, quando penso a cartina geografica, in realtà penso a lingue e culture, no? Torno un po' sul tema della traduzione, cioè in fondo la mappa è un modo mutevole di descrivere i nostri mondi, no? E i confini a volte sono stati tracciati, cambiano, vediamo, in maniera più o meno drammatica, sono stati tracciati a volte al tavolino. Ecco, mi piace pensare più alla mappa delle lingue, che è anche una mappa delle culture, quindi al nostro modo di vedere il mondo e al fatto che dobbiamo sempre più trovare un modo per far dialogare queste culture, queste lingue, per accogliere quello che è diverso senza perdere noi stessi. Credo che in questo la traduzione sia un modello anche sia un modello di comportamento, sia una chiave per aprire porte che oggi sono molto chiuse. Eh sì, per aprire molte porte che oggi sono chiuse, questa cosa mi ha riportato anche, e con questo chiudo, a dialoghi con Leucò, no? Il ricordo che porta e il ricordo che lascia, e questo è veramente molto importante. Intanto grazie davvero, Ida Carmignani, del tempo che ci ha dedicato qui per il nostro piccolo posto delle parole. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, è sempre un piacere, grazie infinite.